Horizon Forbidden West sta ormai per approdare sugli scaffali. Il titolo di Sony, seguito di una delle esclusive più apprezzate della scorsa generazione, farà infatti il suo esordio su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 18 febbraio. In attesa di poter mettere finalmente le mani sulla nuova avventura di Aloy, abbiamo deciso di proporvi un riassunto delle imprese della cercatrice dei Nora, utile per prepararsi al meglio al viaggio verso l'Ovest. Prima di procedere, come di consueto, vi invitiamo ad iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche, per non perdervi nessuno dei contenuti video di EveryEye.it. A causa di un terrificante cataclisma che ha mutato per sempre gli equilibri sulla Terra, nell'anno 3000 la civiltà umana è sull'orlo dell'estinzione, regredita al punto tale da essersi divisa in molteplici fazioni tribali. La specie dominante sul pianeta è rappresentata dalle macchine, che al contrario si sono evolute sempre più e hanno assunto l'aspetto di dinosauri e animali di dimensioni spesso colossali. Cacciata dalla tribù Nora quando era ancora in fasce e cresciuta da un esule di nome Rost, Aloy è la protagonista della serie, nonché una cacciatrice eccellente, ostinata e piuttosto aggressiva. Emarginata sin dalla nascita, la fanciulla è sempre stata ossessionata dal desiderio di scoprire le proprie origini e i motivi del suo esilio, ragion per cui sin dall'età di 6 anni si è addestrata duramente per ottenere risposte e sottoporsi alla prova, ossia il rito di passaggio che le permetterà di rientrare nella tribù col titolo di audace. Raggiunta l'età giusta per affrontare la prova, Aloy si separa dunque dal proprio padre adottivo e visita l'accampamento dei Nora, dove però viene accolta con sfiducia e disprezzo dalla maggior parte degli abitanti. Iscrittasi alla competizione, la guerriera ritrova Ted, un ragazzino che da piccola aveva salvato da una mandria di vedette. Ma soprattutto conosce Erend, un membro della potente e avanzatissima tribù dei Karja, e Olin, un cercatore della fazione Oseram, che come lei possiede un focus, un piccolo dispositivo che conferisce speciali capacità percettive. Nonostante lo svantaggio iniziale, Aloy è la prima a completare il rituale, ma nell'istante esatto in cui viene annunciata la sua vittoria, un gruppo di assassini, con indosso i tipici indumenti della fazione dei Karja, attacca e uccide buona parte dei nuovi audaci. Braccata da Elis, il leader degli assalitori, Aloy si salva solo grazie al sacrificio di Rost, rimasto in zona per assistere da lontano al trionfo della figlia adottiva. Mentre questi cade sotto i colpi del nemico, Aloy precipita dalla montagna e si risveglia nel luogo proibito cui possono accedere soltanto le alte matriarche, ovvero le sagge del villaggio Nora. Qui la cacciatrice apprende di essere stata trovata ai piedi di una porta sigillata quando era ancora una neonata, e per di più realizza di essere pressoché identica alla dottoressa Elizabeth Sobek, una scienziata vissuta nel mondo antico. Come spiegato in seguito da Olin, che per proteggere la propria famiglia è stato costretto a collaborare con gli assassini, i ribelli Karja fanno parte di un culto chiamato Eclipse e hanno assunto il controllo di alcune macchine corrotte. Il motivo del loro improvviso attacco va ricercato proprio nell'incredibile somiglianza tra la dottoressa Sobek e la stessa Aloy, che nel frattempo viene nominata cercatrice dalle matriarche. Un titolo che le consente il raro privilegio di poter viaggiare senza limiti oltre le terre sacre. Nonostante i rischi, la donna accetta il nuovo incarico ed è subito costretta a proteggere le porte del villaggio da alcuni corsieri e da un corruttore, una macchina che grazie alla tecnologia Override è in grado di controllare le altre creature robotiche. Aloy ha quindi la meglio e recupera lo strumento che installa sulla propria lancia per acquisire a sua volta la capacità di piegare i robot al suo controllo. Dopo svariate missioni, la cercatrice parte verso Meridiana, la città della tribù dei Karja, e individua i resti della compagnia un tempo nota come Faro Automated Solution, dove si scopre che il mondo antico venne distrutto circa 1000 anni prima. Alla fine del XXI secolo, infatti, la società perse il controllo di una linea di robot pacificatori organizzati in sciami e capaci di consumare biomassa come combustibile, nonché di autoreplicarsi esponenzialmente. Divenuto un'entità del tutto indipendente, lo sciame di Faro cominciò quindi a crescere a dismisura e a consumare tutta la materia organica della Terra, divenendo la nuova specie dominante sul pianeta. Temendo che lo sciame potesse alla lunga esaurire l'intera biosfera, la dottoressa Sobek avviò lo Zero Dawn, un progetto top secret finalizzato a creare un sistema di terraformazione automatizzato, che potesse spegnere le macchine e ripristinare la vita sulla Terra. Un supercomputer chiamato Gaia avrebbe infatti dovuto occuparsi di disattivare le macchine, per poi ripulire il pianeta e ricreare la biosfera. Contattata da Silence, un ricercatore errante intenzionato a scoprire cosa accadde agli antichi, Aloy apprende che la dottoressa Sobek venne poi trasferita in una base di lancio situata sotto la cittadella, il centro del potere di Eclipse, e vi si reca. Qui la cercatrice trova le fabbriche e le strutture che Gaia utilizzò per creare dei cloni umani e ripopolare la Terra,
ma soprattutto realizza che il fondatore della Faro Automated Solution, Theodore Faro, aveva sabotato Apollo, ovvero il sistema progettato per educare i nuovi nascituri ed evitare che questi potessero commettere gli stessi errori del passato. L'inaspettata attivazione e il malfunzionamento del programma ADE, un sottosistema di Gaia progettato per ripetere l'intero procedimento qualora lo Zero Dawn avesse avuto un esito sfavorevole, aveva poi innescato la riaccensione delle macchine. Una volta raggiunto l'ufficio della Sobek, Aloy scarica il registro, che dovrebbe permetterle di aprire la porta davanti alla quale venne trovata. Ma proprio quando la donna sta ormai per scoprire il segreto delle sue vere origini, questa viene catturata da Elis, che la conduce nella cittadella e la condanna a morte. È solo grazie al provvidenziale intervento di Silence se la cacciatrice riesce a mettersi in salvo ancora una volta, per poi supportare la tribù Nora nella battaglia contro il culto Eclipse e recarsi infine dinanzi alla porta sigillata nascosta nel cuore della montagna sacra dei Nora. Aloy trova dunque una registrazione lasciatale da Gaia, che rivela di essersi autodistrutta per negare ad Ade l'accesso all'hardware di terraformazione. Ma non prima di aver creato un clone della dottoressa Sobek che potesse appunto ritrovare il messaggio e ripristinare le funzioni del supercomputer. Seppur devastata dall'agghiacciante scoperta di essere in realtà un clone creato per un singolo scopo, Aloy decide ugualmente di raggiungere le antiche rovine di Gaia Prime per compiere il suo dovere, distruggere Ade una volta per tutte. Con l'aiuto di Silence, che ammette di essere stato abbindolato tempo addietro dalla conoscenza promessagli da Ade e di aver fondato personalmente Eclipse, Aloy si impossessa dapprima del Master Override, necessario per distruggere Ade, e in seguito partecipa alla terrificante battaglia per la Guglia, dove uccide Elis al termine di uno scontro all'ultimo sangue. La ragazza ha quindi l'occasione di pugnalare Ade con la lancia e gli inietta il Master Override, in modo tale da disattivare il programma e porre fine alla guerra in corso. Qualche tempo dopo la conclusione delle ostilità, la guerriera viaggia sino all'antica dimora della dottoressa e ne trova i resti. Altrove, Ade si scopre ancora vivo, ma intrappolato all'interno di un dispositivo progettato da Silence che a quanto pare intende interrogarlo per scoprire la causa del suo inspiegabile malfunzionamento. Ambientato nelle selvagge terre del Nord durante la campagna principale del gioco, il DLC The Frozen Wilds conduce la protagonista nel cosiddetto Squarcio, ovvero la terra popolata dalla tribù dei Bannock, la stessa fazione cui appartiene Silence, incaricata di indagare sull'apparizione di macchine mai viste prima e su un monte dal quale fuoriesce del fumo. Aloy fa visita all'anziano Aratak, che le parla del famigerato demone della montagna. Stando alle parole del saggio capo locale, proprio al rombo di tuono va attribuito lo strano comportamento delle macchine, che in seguito alla sua comparsa divennero perfino più aggressive. Proseguendo con le sue ricerche, la cercatrice dei Nora individua delle strane torri tecnologiche che corrompono le macchine nei dintorni, e oltretutto si imbatte in Urea, sciamana scomparsa dei Bannock e sorella dell'anziano Aratak. Anche Urea è in cerca di un modo per sbarazzarsi del rombo di tuono, e conduce la giovane in una struttura del mondo antico che i Bannock trasformarono in un santuario per ospitare la voce elettronica da loro ribattezzata Anima e venerata al pari di una divinità. Aloy entra dunque in contatto con Sian, un'intelligenza artificiale originariamente programmata per impedire al vulcano di Yellowstone di eruttare e annientare ogni forma di vita nello squarcio, e apprende che il demone sta bloccando le sue trasmissioni. Quando la comunicazione si interrompe bruscamente, la cercatrice si allea con Aurea per salvare Sian e scoprire maggiori dettagli sul rombo di tuono. Prima di poter procedere col piano, però, le due donne devono spogliare Aratak del titolo di capo Bannock, in quanto il fratello della sciamana si rifiuta di approvare e condurre ulteriori assalti contro il demone della montagna. Non avendo alternative, Aloy si vede costretta a sfidare l'anziano, ma è a quel punto che le macchine cadute sotto il controllo del rombo di tuono tendono loro un'imboscata e li obbligano a collaborare pur di sopravvivere. Impressionato dalle abilità della guerriera, Aratak si convince infine a cederle il comando della tribù, e così la cercatrice e i suoi alleati si infiltrano in una struttura del mondo antico situata nel cuore della montagna. Ripristinate le comunicazioni con Sian, i presenti scoprono che anche il rombo di tuono è in realtà un'avanzatissima intelligenza artificiale di nome Efesto. Un tempo subordinato di Gaia, la sua funzione originale era stata la costruzione di macchine indispensabili per la terraformazione del pianeta. Aloy e i suoi lottano quindi contro le macchine prodotte da Efesto, per permettere a Urea di effettuare l'override sul nucleo di Sian, affinché l'IA possa trasferire il proprio nucleo in un centro ausiliario e avviare la distruzione della struttura sotto il controllo del demone. Sfortunatamente, la sciamana perde la vita durante il procedimento, mentre Aloy e Aratak riescono a lasciare incolumi la caldera del vulcano e a tornare al santuario dei Bannock, dove Sian ha trovato rifugio. Nonostante i loro sforzi e il sacrificio di Urea,
I due vengono però informati che Efesto è sopravvissuto e che pertanto continuerà a progettare macchine con cui portare avanti lo sterminio degli esseri umani. Le ragioni dietro le azioni della malvagia IA rimangono insomma un mistero, e Aloy si separa dai Banuk dopo aver rimesso un riconoscente Aratak a capo della sua gente. L'attesissimo Horizon Forbidden West, che ricordiamo raggiungerà i negozi il prossimo 18 febbraio, avrà presumibilmente il compito di far luce sia sul malfunzionamento di Ade che sulle atrocità perpetrate da Efesto e portare così a compimento l'eroica impresa di Aloy.